Ciao a tutti e a tutte, un concetto, il sindacato è un'altra cosa e si rafforza man mano che partecipiamo ai congressi e quindi più vediamo le dinamiche concrete di evoluzione del sindacato nel nostro paese, più diciamo, il termine che abbiamo scelto, il nostro nome è davvero azzeccato, risulta sempre più azzeccato. Voglio dire subito che ieri si è concluso il congresso della FIOM con la rielezione scontata del segretario uscente Maurizio Landini, con una percentuale assolutamente rilevante, quindi oltre il 75% di consensi. Ma voglio anche dire subito che la FIOM, che viene considerata il sindacato più radicale dentro l'ambito dei sindacati, del sindacalismo confederale, colpevolmente in questi tre giorni ha dato sì parola ad alcuni compagni, alcune compagne, delegazioni dei sindacati di altri paesi, ma non ha speso un rigo del suo stringato documento conclusivo sull'Europa, nella relazione introduttiva, nelle conclusioni, e soprattutto non fa nessuna proposta alla CGIL su un terreno da ripresa delle lotte europee. Questa è la cosa che mi colpisce di più, perché cerco anche di... Alcune cose che sono state dette dai compagni e dalla compagna mi hanno un po' colpito e fanno parte delle riflessioni che facciamo tutti i giorni. E cioè, in primo luogo, in Europa siamo di fronte all'irrilevanza, alla crescente irrilevanza della nostra iniziativa della rappresentanza politica e sociale del lavoro rispetto all'attacco, all'aggressione ai diritti, alle tutele. Attacco che non si è fermato, che prosegue. Quindi ogni giorno viene tolto un pezzettino, ogni giorno perdiamo qualcosa, siamo nel pieno ancora di un'aggressione. E questo produce degli effetti drammatici. La crescita del fronte nazionale in Francia, quello che accade in Ungheria, dove la Costituzione viene formalmente diventa una Costituzione omofoba e che è la Costituzione dei cittadini ungheresi, quindi che limita i diritti e cancella alcune conquiste che tutte le Costituzioni formalmente dovrebbero avere. Quello che accade anche in Italia con la riforma elettorale che il governo Renzi vuol fare, il cosiddetto Italicum, che forse impedirà per un lungo periodo alla sinistra rivoluzionaria radicale di ritornare nel Parlamento. Sono tutti parte di un processo che porta un segno preciso, la grande ritirata e in parte anche la grande sconfitta sul terreno sociale, perché laddove invece il conflitto è in piedi, ed è l'esempio della Grecia, hai sul piano politico invece qualcosa che si consolida, che cresce, che rischia, che può mettere in discussione anche l'equilibrio, addirittura può pensare anche di poter governare, se glielo consentiranno, di poter governare per cambiare davvero e contribuire, forse in maniera decisiva, a cambiare l'Europa demolendola, perché sono d'accordo, questa Europa non può essere riformata così come è stata costruita. Vogliamo l'Europa dei popoli, ma l'Europa dei popoli deve nascere esattamente dalla sconfitta di questo progetto. E allora... Però qui in alcuni paesi l'attacco all'aggressione ai diritti dei lavoratori è riuscito addirittura a diventare qualcosa di sistematico. In questi tre giorni al congresso della FIOM abbiamo discusso molto dell'accordo del 10 di gennaio, testo unico sulla rappresentanza, che riscrive il sistema di relazioni sindacali. Ed è molto peggio del patto di solidarietà che la compagna ha qui raccontato, che interviene ovviamente in maniera drammatica su alcune prestazioni, ma non cancella un sistema, non ne costruisce un altro, invece rigido, autoritario. In Italia, con l'accordo del 10 di gennaio, quindi con questo, con la spinta anche delle organizzazioni sindacali maggioritarie, CGIL, CISL e UIL, si sottoscrive un accordo che ha come obiettivo quello di permettere l'austerità sul terreno sociale, direttamente nella singola fabbrica, nel singolo ufficio, e che riguarda, determina le linee del sindacato, la linea del sindacato che in questo caso può essere solo quella
di contenere il danno nell'ambito di un sistema che riduce sempre di più salari e diritti. Cioè viene messo il tetto alle rivendicazioni, il tetto, al di sopra non puoi andare, al di sotto sì, senza nessun punto di fine, su nulla. E ogni azienda può essere messa contro l'altra, si possono fare addirittura accordi reparto per reparto, tutti contro tutti. Cioè la guerra che Marchionne, l'amministratore delegato di Fiat, nel 2010 aveva detto siamo in piena guerra, ognuno di noi si deve mettere l'elmetto perché la globalizzazione è questa, è stata fatta propria dal sindacato e trasferita ai lavoratori e lavoratrici per costringerli a strapparsi quello che resta di lavoro giocando sul loro salario, sugli orari, sui ritmi, una cosa vergognosa. E questo però sta solo dentro un sistema dove le libertà sindacali non esistono più. Guardate che è una cosa drammatica, perché mettere l'italicum, quindi io considero la limitazione dei miei diritti costituzionali, il mio voto non conta più come prima, semmai diciamo, prima contava già poco, adesso proprio non conta quasi più nulla, e insieme a questo non conta più nulla neanche, io nel luogo di lavoro non posso neanche leggere liberamente chi mi rappresenta. E se lo leggo non posso per 3 anni metterlo in discussione, questo può firmare qualsiasi cosa senza che io possa dire nulla. E io non posso neanche chiedere perché c'è un accordo che dice che bisogna ridurre perché bisogna stare nell'ambito delle cosiddette deroghe. Questo quadro, diciamo, questo cielo nuvolo, perché, o questo si libera, il cielo torna azzurro solo se scoppia una tempesta. Solo se scoppia una tempesta. Bene. Cioè, questo non possiamo far tornare il sereno se non attraverso il fatto che in qualche modo dobbiamo lavorare a che anche una nuova generazione di uomini, donne, di giovani irrompa con forza e diciamo rompa questo quadro di subordinazione inaccettabile in cui ci hanno costretti. Questo in forme diverse avviene in tutta Europa, ma in Italia ha qualcosa di particolare. Lo dico perché almeno io ho questa preoccupazione, diciamo, sento questa preoccupazione particolare, perché in Italia ancora non c'è il fenomeno dell'estrema destra. Non c'è ancora il fenomeno dell'estrema destra, però diciamo, abbiamo un centro-sinistra che fa tanto diciamo, per togliere spazio anche all'estrema destra. Diciamo. Però abbiamo un collateralismo sindacale, e questo riguarda anche la Francia, riguarda anche tanti altri paesi d'Europa, che viene vissuto dai lavoratori come anche trasposto sul piano politico la complicità appunto della sinistra, della rappresentanza politica e sociale del lavoro rispetto ai processi. Questa complicità produce lo smottamento a destra. E purtroppo è difficile dentro questo quadro di complicità, diciamo, emergere come quelli che vogliono da sinistra rompere questo quadro di complicità. È molto più difficile che nel passato, perché la crisi produce anche qui degli effetti drammatici. Il congresso della CGIL dura 6 mesi, però in questi 6 mesi non si è parlato di nessuna delle questioni di fondo che riguardano la condizione dei lavoratori e lavoratrici, e non c'è una che sia una proposta concreta di lavoro, fosse anche per riprendere una parte piccola di quello che ci hanno rubato e delle sconfitte che abbiamo subito. Non c'è una proposta seria sulle pensioni che non sia, diciamo, risolvere qualche piccolo problema, piccolo, grande, perché non sono però piccoli, perché non sono limitati ad interventi che non mettono in discussione l'impianto che ci porterà ad avere un'età pensionabile minima che va oltre i 70 anni, voglio dirlo, perché va oltre i 70 anni nel 2050. Non c'è una proposta vera sul terreno della precarietà di fronte ai 46 tipologie contrattuali e al provvedimento, il Jobs Act, che Renzi ha, con una decretazione d'urgenza che non aveva nessun senso, perché doveva fare un regalo a Confindustria evidentemente e aveva bisogno di farlo con urgenza, fa questo decreto che liberalizza completamente i contratti a termine, che diventano acausali, quindi non c'è bisogno di nessuna giustificazione per poter avviare un contratto a termine, che si può prorogare anche di 9 giorni, appunto per creare mantenere quella condizione di ricattabilità insieme
alla modifica, che insieme alla modifica dell'articolo 18, la cancellazione nei fatti di quella grande tutela che era la possibilità di essere reintegrato nel luogo di lavoro a fronte di un licenziamento senza giusta causa, rende appunto, costruisce quel pezzo di ricattabilità del mondo del lavoro. E allora non c'è nulla su quello, non c'è una proposta che sia una per riprendere né il salario né nulla. Guardate che lo stesso Maurizio Landini, segretario della FIOM, considerato appunto il sindacato più radicale, rispetto alla questione salariale ha avanzato una sua proposta che dà dell'incredibile, cioè chiediamo di recuperare il TFR, terribile, il TFR dei lavoratori, cioè quella parte di salario differito che il lavoratore dovrebbe prendere alla fine del rapporto di lavoro, prendiamo il suo salario che mette da parte e glielo diamo ogni mese. Cioè il sindacato non dice costruiamo la battaglia per aumentare il salario, ma usiamo quello che c'è, cioè prendiamo il tuo, te lo diamo, diciamo, subito a rate mensili anziché dartene un'unica soluzione. Adesso, al di là della battuta su questo, però è chiaro qual è il passaggio: non c'è più una rivendicazione sindacale e tutta la discussione del sindacato in Italia è giocata sulla retorica dei diritti dei giovani, delle tante nuove forme di precarietà, cioè quel linguaggio usato e abusato che da tanti anni sentiamo e che serve semplicemente a condire, appunto, di una retorica inutile e abusata, il nulla, il vuoto, il fatto che le politiche d'austerità sono state accettate e praticate anche dal sindacato nel nostro paese. Questa è la verità. E la verità che nessun sindacato ha intenzione di dire, persino la CISL e la UIL dicono che va modificata l'austerità, però la praticano. E qui c'è l'altro punto che riguarda la crescita delle destre e dell'estrema destra. Questa Europa è stata costruita dal centro-sinistra, è stata costruita dal centro-sinistra in stretto rapporto con le organizzazioni sindacali, ed è ovvio che non sarà possibile aspettarsi che sia proprio il centro-sinistra e le organizzazioni sindacali a metterne in discussione la natura, a mettere in discussione questo progetto. Ecco qual è l'altra parte della nostra estrema difficoltà nel costruire una risposta adeguata per cambiare lo stato delle cose e riprendere il conflitto. Dobbiamo muoverci però in questa direzione. Pochi giorni fa una manifestazione di circa 30.000 lavoratori, sì, di 30.000 lavoratori a Bruxelles, tra cui molti portuali, convocati dalla CES, quindi non da un sindacato rivoluzionario, ma il sindacato del sindacalismo confederale che in Italia appunto vede CGL, CISL e UIL, si è trasformata in un attimo, ha avuto dei momenti di tensione, scontri con la polizia, dei lavoratori, soprattutto quelli portuali del Belgio. C'è qualcosa che, no, che quando scendi, quando ritorni, in qualche modo ti danno la possibilità di manifestare, si vede che c'è una disponibilità al conflitto che non viene raccolta. Non è un caso che anche la CES non stia facendo nulla rispetto all'austerità. Poi capisco che il sindacato, la DGB probabilmente non ha così tanto interesse a fare una mobilitazione contro le politiche di austerità, perché bisogna anche dirsi questo, purtroppo è difficile costruire un terreno di solidarietà nel momento in cui c'è un paese che ha dei benefici da questo meccanismo rispetto ad altri. Un paese, ovviamente, intendo, non voglio mettere sullo stesso piano il banchiere e l'operaio, evidentemente, che sono cose completamente diverse e non voglio cancellare le differenze di classe, però l'orientamento del sindacato rispetto alla politica estremamente protezionista della Merkel, dei governi in Germania, è un atteggiamento che è molto, molto più attento ad alcune cose. Sarebbe necessario uno sciopero generale a livello europeo, una grande manifestazione, una giornata di sciopero a livello europeo, perché questo sì rimetterebbe in discussione alcune cose e farebbe vedere che c'è quella disponibilità alla mobilitazione che oggi viene in qualche modo soffocata. Guardate, abbiamo anche bisogno di farlo con estrema urgenza, di ricostruire anche un livello di critica, una capacità di critica sui processi che ci sono, perché il sindacato
e la rappresentanza politica del lavoro, diciamo, quella quando eravamo molto più grandi, molto più forti, non è stata in grado in questi ultimi anni di trasmettere, di trasportare. La grande ritirata è anche questo, è anche il fatto che ci si perde nei luoghi di lavoro, si perde la capacità anche di comprendere bene i meccanismi, cosa vuol dire il salario, la difendere il salario in un luogo di lavoro, cosa vuol dire difendere lo stato sociale, perché lo stato sociale è parte del tuo salario. Ci hanno destrutturato sino al punto che alcune cose possono passare più facilmente. Io lo dico sempre, certo, nelle assemblee, ma guardate, se Renzi domani dovesse dire a un giovane: i tuoi contributi, i 300 euro, più o meno il 30% che tu versi mensilmente per la tua pensione, che sono parte del tuo salario, io decido, te li do mensilmente, vedi tu se metterli per la tua pensione, se vuoi usarli in altro modo, te li affido a te. 300 euro, pensate che quanti lavoratori accetterebbero di prenderli, di metterli, diciamo, per la pensione, sapendo che la loro pensione, se l'avranno, arriverà ai 70, ai 72 anni e sarà circa il 40-45% dell'ultima retribuzione. È ovvio che tutti la useranno, ma questo porterebbe alla cancellazione definitiva di un sistema di previdenza pubblico. Sono arrivati a un livello tale in cui alcune cose possono passare tranquillamente, perché appunto il sistema è stato destrutturato, e questa è la grande responsabilità del sindacato, che non discute di questa destrutturazione, fa finta che non ci sia, punto a capo A, non c'è più l'articolo 18, non ci sono più le pensioni, non c'è più il contratto nazionale che aumenta i salari, non hai più le tue strumenti di difesa, e lui parla d'altro, parla del salario minimo, parla delle nuove forme, parla di cose che non stanno sul terreno concreto di quella ricostruzione che è necessaria, altrimenti appunto tutto assume un'altra forma e troviamo, succedono in questo quadro delle cose incredibili, che l'estrema destra, magari in alcuni casi, anche in Italia, è la prima e delle volte l'unica che si mette su un terreno apparentemente di classe e che dice che bisogna fare la battaglia su questo, su quell'altro, aprendo delle contraddizioni non piccole, cercando su questo terreno di accaparrarsi quel consenso che tante volte nel sottoproletariato soprattutto riesce a conquistare. Penso che le prossime elezioni europee daranno un po' il segno di questo quadro, e chiudo, e cioè faranno vedere sicuramente l'avanzata dalla destra, dell'estrema destra. Penso che d'altra parte ci sarà un buon risultato della sinistra, diciamo, rivoluzionaria, diciamo, e sicuramente la sinistra radicale, in cui dentro è parte anche integrante della sinistra rivoluzionaria del cartello probabilmente di Tsipras. Non so in Italia, devo dire che per le cose che ho detto sui processi in corso, non so in Italia quale sarà il risultato nelle elezioni europee, perché se dovessi guardare sul terreno del conflitto, delle dinamiche sociali, dovrei dire che il rischio è un'ennesima debacle, però spero ovviamente che non sia così. Quello che è sicuro è che il terreno di ricostruzione è un terreno difficile, e che soprattutto se in Grecia davvero si produce quella dinamica che anche il compagno ci raccontava, beh, allora lì c'è una responsabilità che non possiamo lasciare solo a loro. Non possiamo pensare che siano solo i compagni, i lavoratori della Grecia a sostenere delle scelte così difficili. Bisogna costruire il massimo della mobilitazione per stare insieme, per fare in modo di essere parte di quelle decisioni difficili che appunto servono a tutti. Grazie.